Buongiorno, oggi mi sono comprato una troncatrice circolare della Parkside pagata 49 euro. Il modello è la PMTS 180A1. Come possiamo vedere dalle caratteristiche che gli dà, praticamente la potenza nominale è di 1280 watt, il numero di giri a vuoto 7700 giri. Capacità nominale del disco massimo di 180 mm, la filettatura è M8, l'angolo di taglio può essere inclinato da 0 a 45 gradi e la massima profondità di taglio è di 50 mm. In dotazione porta due chiavi a brugola e la lunghezza del cavo è di 2 metri. Adesso procediamo all'apertura e vediamo l'interno. Le due chiavi a brugola sono poi all'interno della scatola nastrate con dello scotch. Eccola come si presenta fuori dalla confezione. Buona anche per metterla via perché c'è il blocco. Con questo pulsante qua potremo effettuare il blocco della stessa, quindi per poterla riporre e occupare meno spazio. Poi all'interno c'è la morsa per poter bloccare il pezzo in lavorazione, con la possibilità di inclinarlo. Sopra c'è una ghiera con le varie angolazioni, quindi si può inclinare. C'è la protezione della lama, quindi questa si abbasserà quando scenderemo giù, vedete? Forse così si potrà vedere meglio. Al lato della confezione troveremo le sue istruzioni. Con lo schema, con lo spaccato e le istruzioni in lingua italiana. La morsa ha un sistema un po' particolare di bloccaggio diversa rispetto alle altre, perché praticamente vedete, così può scorrere. Poi quando servirà a bloccare il pezzo bisognerà ribaltare questo ribaltino che riporta la filettatura e schiacciare così per poter comprimere e poi si chiude. Quindi quando la allenteremo basterà quel poco per allentarla e poi ribaltandola su la potremo aprire completamente. Da questo lato troveremo il pulsante, questo pulsante per bloccare la rotazione in modo con la chiave da poter smontare e cambiare il disco e fare la sostituzione del disco. Non è molto grande come dimensione, quindi può essere messa in qualsiasi punto, perché è piccolina, perché se ne viene a vedere, è 32 di lunghezza per 18 di larghezza, per un'altezza di 43 cm. Ora, una volta che si chiude in questo modo e si blocca, ecco qua, quindi la potete riporre via tranquillamente occupando poco spazio. Comoda maniglia per effettuare il trasporto, questa maniglia qua, come si può vedere, è molto maneggevole. Vediamo un attimino il rumore della rotazione. Quindi la sua spina è la normale Schuco tedesca col cavo che è lungo 2 metri.
Adesso è collegata alla rete e vedremo come gira. Quindi sblocchiamola e vediamo. Solo una cosa, non ha nessun pulsante di sicurezza e quindi l'avvio sarà immediato, non c'è nessuna sicura da schiacciare per poterlo avviare. Sembra che comunque il motore abbia la sua potenza, quindi adesso bisognerà soltanto provare a fare qualche prova di taglio per vedere effettivamente come si comporta. Mi raccomando, sempre guanti e occhiali. Adesso procederemo. Quindi il pezzo, questo è un quadrello da 20x20, spesso 2 mm. Quindi si spingerà, poi si metterà il blocco così e si chiuderà. Ok, pronti. Quindi si allenta e si riparte. Così. Eccolo. Taglio effettuato, quindi direi che male non va. Andiamo ancora una volta. Non è molto molto in piano perché il taglio effettivamente è venuto un po' inclinato, quindi sicuramente ci sarà qualche regolazione da vedere, perché il taglio deve venire perfettamente dritto e leggermente angolato. Quindi prova effettuata, effettivamente taglia e va bene come taglio, cioè bisogna soltanto vedere come mai me l'ha fatto leggermente inclinato, quindi può essere soltanto che è una questione del disco che non sia mai messo dritto. Comunque poi lo controllerò e vedo di sistemare questo. Eccola così, la potete rivedere tutta. Ok, spero che vi sia stato utile questa recensione, al limite giusto questa è solo una prova per vederla, perché questa bisognerà provarla un po' per vederla se va bene oppure se è un giocattolino, anche se giustamente questo non è una cosa a livello professionale, è una cosa hobbistica, quindi giusto per fare qualche taglio o qualcosa, non devono essere cose impegnative e lavori continuativi, perché sennò non so quanto possa durare. Ci vediamo col prossimo video.